Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori di RDA Radio 1 di Roberto De Angelis. Buongiorno da Alberto Fiano, è domenica 22 ottobre, ovviamente corrente anno, ore 15:10. Questo è il consueto appuntamento con la rubrica del sottoscritto Il Punto sulla Roma, analisi post partita di ogni impegno ufficiale della AS Roma, puntata numero 449. Alle 12:30 questa domenica nel lunch match si affrontavano allo Stadio Olimpico di Roma, Roma e Monza. La Roma di José Mourinho, pur con problemi di formazione e con un aspetto fisico non dei migliori, visto i tanti nazionali impegnati in giro per Europa e per il mondo che sono rientrati solamente 48 ore fa a Trigoria, affrontava una compagine molto ostica, come poi si è evidenziato, ma vince con gran cuore e orgoglio 1-0, anche magari gettando il cuore oltre l'ostacolo, grazie al gol vittoria al 91esimo di Stefan Esciaraui sotto porta di Curva Sud, che fa esplodere i 60.000 dell'Olimpico e che risponde così nel modo migliore alle ingiuste accuse infondate che lo vorrebbero coinvolto nello scandalo del calcio scommesse. Tre punti fondamentali per la Roma per proseguire il cammino verso i posti alti della classifica, appunto, ed ora si ritrova a tre punti da Napoli e Fiorentina. Una gara dove il primo tempo era insomma difficile arrivare al gol da ambo le parti, una partita a scacchi. A livello tattico le due squadre si sono annullate e appunto c'è da segnalare solamente due occasioni per la Roma, con due buone parate di Gregorio su Aguara e su Belotti, e poi alla 3 dalla fine della prima frazione di gioco l'espulsione di Ambrosio per doppia ammunizione, che così costringeva il Monza in 10. Stando in 10 appunto per tutta la ripresa e 55 minuti di gara, recupero compreso del secondo tempo, il Monza optava per il classico gioco appunto all'italiana, catenaccio e contropiede. La Roma non riusciva a trovare il bandolo della matassa e il Monza comunque con delle ripartenze creava delle occasioni che portavano minacce alla porta di Rui Patricio, ma proprio quando ormai tutto lasciava presagire allo 0-0, ecco qui che la Roma forza veramente il ritmo, lancia il cuore oltre l'ostacolo e grazie ad un gol di Stefano Esciaraui riesce a passare in vantaggio, e questo gol poi sarà fondamentale appunto perché sarà il gol partita. Da registrare che la Roma comunque non era stata precedentemente fortunata, perché coglie due pali, uno con Lukaku e un altro con Azmoun. Con questa vittoria la Roma si rilancia nelle zone alte della classifica, appunto a tre punti da Napoli e da Fiorentina. La Roma sarà attesa domenica prossima a Milano contro l'Inter senza José Mourinho, che poi dopo il gol del Esciaraui in polemica con la panchina Brianzola viene espulso. Ora la testa deve andare a giovedì, dove sarà importantissimo cogliere una vittoria contro un avversario altrettanto ostico come lo Slavia Praga, perché lì si gioca il primo posto nel girone e il primo posto appunto consente di saltare poi a febbraio un doppio turno tra andata e ritorno nella corsa all'Europa League. Questo è quanto. Altro non ho da aggiungere su questa gara, comunque vittoria a mio avviso alla fine meritata, anche se Mourinho ha detto di no, ma per me alla Roma alla fine sì, perché le occasioni più nitide le ha avute la Roma, e quindi tre punti, ripeto, veramente fondamentali. Io ringrazio il mio amico Roberto De Angelis per la consueta gentilezza che mi concede sulle sue frequenze radiofoniche, ringrazio voi per l'ascolto e vi auguro una buona settimana e vi do appuntamento a giovedì post Roma Slavia Praga. Ciao da Alberto Fiano, e si chiude ovviamente come sempre con l'immancabile più che mai, daje Roma daje!